Synchronic Art, prima edizione, una mostra, una collettiva d'arte realizzata qui a Martano al Palazzo Baronale. Siamo il consigliere comunale Tori Ghiarrolini. Quali sono le aspettative di questo appuntamento e quali potrebbero essere gli eventuali appuntamenti futuri nel mondo della cultura e dell'arte? Le aspettative di questo evento sono enormi perché si tratta di un internazionale di varie arti, non solo pittura, anche scultura, installazioni, con la partecipazione di artisti e di opere di fama anche internazionale. Martano ha la fortuna di ritrovarsi comunque degli artisti di rilievo che sono qui presenti con le loro opere, sono il professor Luigi Scardino e il pittore Antonio Luceri, e insieme alle loro opere ci sono opere di altri artisti emergenti, salentini. Insomma, sono esposte opere di vari artisti in sincronia, quindi una presenza contemporanea di artisti e di opere di differente genere, tutte uniche, perché tutti unici sono gli artisti. Per Martano questa mostra internazionale, che speriamo si possa ripetere con cadenza biennale, rappresenta un'occasione per mettersi in mostra. Per noi rappresenta una vetrina per far conoscere non solo le opere e gli artisti che ho citato, ma anche la città di Martano, le sue bellezze storiche, e far capire che Martano è una città sensibile alla cultura, all'arte, alla conoscenza, allo sviluppo, alla bellezza. Grande mostra, ho visto le opere, sono veramente tutte di spessore, curata dal dottor Raffaele Gemma. Diciamo, questo è un progetto che nasce sin da quando è sorta l'associazione Progetto Artec, circa tre anni fa. Veramente io avevo già realizzato un volume, una monografia su Armando Marrocco prima, antecedente alla nascita dell'associazione culturale. Dopodiché anche quella è stata una scommessa che si è realizzata, che il volume ha avuto un grande successo, Armando Marrocco Arte Contemporanea. Dopodiché ho deciso di fondare un'associazione culturale proprio per dare anche la possibilità ad artisti emergenti, giovani, di venire fuori nel nostro territorio. Non che le iniziative manchino, perché devo dire che in estate anzi si moltiplicano le iniziative di tipo culturale, però poi ognuno deve metterci del suo e creare, in base alla sua formazione, anche delle manifestazioni non tradizionali ma anche un pochino più avventurose, più all'avanguardia. E questa è una mostra che si iscrive secondo in questo tipo di discorso, perché anche in maniera casuale si è avuta la possibilità di avere la partecipazione di almeno tre o quattro artisti di livello superiore, ma non perché gli altri non siano in grado, solo che hanno alle spalle una serie di esposizioni chiaramente più di spessore internazionale. Sono Dennis Oppenheim, americano, Elidon Gigia, italo-albanese, Armando Marrocco, nativo di Galatina ma che ormai è milanese d'adozione, Carlos Grippo, uruguaiano. Ma gli altri sono locali, ma ripeto, hanno anche esposizioni anche oltre confine, come Luigi Scardino, che ha esposto per anni in Svizzera e vissuto a Torino. Poi chiaramente le circostanze e la vita di ognuno magari porta l'artista in un'altra direzione, piuttosto in una direzione piuttosto che in un'altra, senza però far abbandonare la vena poetica. Quindi loro continuano a produrre magari anche per la propria soddisfazione personale più che per aspetti di commercio delle opere. Questo fa anche uscire fuori delle opere come questa a parete di Gigi Specchi, un artista che vive a Sternatia, umile. Uno degli aspetti fondamentali delle mostre che noi andiamo a curare è proprio la necessità di avere un catalogo, in italiano e in inglese, che rappresenti la validità e valorizzi l'artista. Quindi le presenze sia emergenti che consolidate, che magari nessuno conosce, vengono alla luce proprio grazie anche alla strutturazione e alla programmazione di un catalogo. Quindi l'idea nasce magari un anno prima, poi se si concretizza tanto meglio, siccome la rassegna che si propone di essere anche biennale, e quindi ogni due anni magari ci sarà l'opportunità per chi avrà visto questa mostra e avrà apprezzato anche gli sforzi organizzativi, l'opportunità. Noi non abbiamo rancori né remore contro nessuno, chi non ha partecipato a questa edizione e si propone con entusiasmo sarà ben accolto.